La legge agisce su due versanti, un versante penale e un versante civile. L'abolizione di alcuni reati, quali l'induzione e il favoreggiamento della prostituzione, che ad oggi non consentirebbero di scegliere la prostituzione come scelta di autodeterminazione, e inasprire ancora di più le pene per quanto riguarda lo sfruttamento, il reato di schiavitù, e allo stesso tempo prevedere delle norme che vadano a colpire anche il patrimonio di quei 60 cartelli malavitosi che nella prostituzione non regolamentata in Italia investono i loro denari. La regolamentazione sicuramente della prostituzione, il riconoscimento di un'attività economica come tante altre, che comporta l'implicazione di diritti e di doveri, e soprattutto distinguere quella che è la coercizione, quindi la prostituzione sotto forma di violenza e di sfruttamento, dalla libera professione. Sicuramente è una maggior tutela per tutte quelle donne che liberamente scelgono di utilizzare il loro corpo a fini di lucro, sono scelte deliberate che non hanno nulla a che vedere con la coercizione ed è giusto dare a queste lavoratrici del mercato del sesso la possibilità di essere in regola sia con il fisco che con il resto della normativa. Questo fa sì che tutte le donne possano sfuggire finalmente alla tratta e quindi tutte coloro che lavorano nel mercato del sesso perché sono coercite, perché sono costrette, possano liberarsi dei loro sfruttatori. Ricordo che l'articolo 18 della legge sull'immigrazione non è applicabile alle donne che appartengono a paesi europei, quindi penso a tutte le ragazze dell'Est. Questa normativa fa sì di poter allargare anche a loro, se sono vittime di tratta, la possibilità di liberarsi dallo sfruttamento. Questo è un mercato che c'è, non bisogna nascondere la testa sotto la sabbia. E quindi dobbiamo regolare perché ai diritti debbono corrispondere anche dei doveri, quindi anche delle responsabilità nel rapporto con, diciamo così, quello che viene chiamato le lavoratrici e i lavoratori del sesso. Quindi io penso che sia importante questo disegno di legge perché affronta in questo modo soft ma chiaro alcuni principi importanti. Ma oggi la tendenza prevalente in Europa, come dimostrato anche dalla recente approvazione della risoluzione Hannibal al Parlamento europeo, è quella di adottare il modello svedese e poi francese proibizionista di penalizzazione del cliente per debellare il fenomeno. Noi crediamo che questo non sia un approccio positivo, crediamo che occorre, per contrastare gli effetti negativi del fenomeno della prostituzione, regolarizzarlo tenendo anche conto però della libertà, della libera determinazione delle persone che decidono di prostituirsi come elemento da distinguere, da separare da invece le azioni di violenza, di tratta e di sfruttamento che vanno punite in modo severo. Sicuramente speriamo dopo questa legge viene riconosciuto come un lavoro normale, quindi la normalità, un lavoro come tutte le altre, speriamo pensioni in futuro, speriamo no allo sfruttamento, speriamo riconoscimento sociale, aiuti sociali, diritti di un qualsiasi persona. Monica, guarda nell'obiettivo mio. Ancora una.